esercizi e poi ce ne andiamo. Allora, andiamo a fare questo esercizio qua. Integrale su t del logaritmo naturale di x su y quadro in dx dy, dove t è l'insieme degli xy appartenenti a R2, tra di che y quadro è compreso tra un quarto x e x, e xy è compreso tra 1 e 2. Ok, allora tutto sta a descrivere l'insieme. Allora, questo insieme qua come fa? Allora, qua sicuramente allora, xy compreso tra 1 e 2. Stiamo tra due iperboli. Attenzione però che le due iperboli ci stanno pure di qua. Ok? Poi però io voglio che la x sia maggiore o uguale di y quadro, quindi la x è maggiore o uguale di y quadro è positiva, quindi questa zona qua non mi interessa. Quindi la x deve essere compresa tra y quadro e 4y quadro. Vabbè, questo dovrei fare questa funzione per 4. O se preferite la y, diciamo questa è y uguale radice di x e questa è radice di x mezzi a metà. Quindi abbiamo questo insieme storto. Ok? Allora, qual è il modo di raddrizzarlo? Ecco, qua non ci conviene fare l'integrale come diciamo, perché questo qua, se lo vogliamo descrivere come insieme normale o con, innanzitutto calcoliamoci questi quattro punti. I punti sono A, B, C e D. È meglio sempre calcolarli. Allora, io devo mettere a sistema, per esempio, xy uguale a 1, che è questa di sotto, con x uguale a y quadro. E allora che cosa trovo? Sì, ma trovo che y cubo fa 1 e quindi y fa 1 e quindi x fa 1, quindi questo qua è il punto 1, 1. Quindi B a coordinate è uguale a 1, 1. Poi mettiamo xy uguale 2 con x uguale 4y quadro. Stavolta mi viene y cubo, vediamo un po', sì, mi viene y cubo uguale 1/2 e x uguale 4.
quindi y uguale 1 su radice cubica di 2 e x uguale 4 su radice cubica di 4. Quindi non è propriamente bellissimo. Poi andiamo a mettere xy uguale a 1 con x uguale 4y quadro, in questo caso viene y cubo uguale 1/4 e vabbè similmente, e vabbè A non lo ricavo neanche perché sta strada non porta a nessuna parte, cioè ci vuole troppo tempo. Perché? Perché ci vuole troppo tempo? Perché questi qua non sono, quando ho calcolato i punti, questi non sono allineati, quindi non posso neanche spaccarlo in due, lo devo spaccare in tre per farlo diventare normale, no? Se lo voglio far diventare normale rispetto all'asse x devo farne tre pezzi, se lo voglio far diventare normale rispetto all'asse x devo fare pure tre pezzi, c'è poco da fare. Quindi ci conviene cercare un cambiamento, quello che si chiamerà un cambiamento di parametri, ok? Allora, qual è il cambiamento di variabile che noi vogliamo? Noi vogliamo, vediamo un po', noi vogliamo x su y, la chiamiamo u, e y su x la chiamiamo v. Vediamo un po' se va bene. Vediamo un po'. Allora, forse ci conviene addirittura chiamare y cubo v. Allora, non è importante, quando dovete cambiare variabile, nello scegliere nuove variabili, non dovete guardare né alla funzione né preoccuparvi se le variabili sono complicate. Dovete preoccuparvi soltanto di aggiustare l'insieme, perché se aggiustate l'insieme, questo è il 90% della difficoltà di integrare. Allora, per quale motivo io dico che una variabile, questa sarà u compresa tra 1 e 2, perché questa qua l'ho chiamata u, ok? E u sarà compreso tra 1 e 2. Ecco qua, y quadro è compreso tra 4x, tra x e 1 su 4x, cioè y cubo è compreso tra 1, tra y, xy quarti e xy. Ricordiamoci che abbiamo già determinato che x e y sono positive, quindi u e v le vado trovando positive, quindi posso moltiplicare per numeri positivi senza cambiare di situazione. Ecco, ma questo chi è? Questo è v. Questa l'ho chiamata v. Allora, v è compresa tra u quarti ed u. Quindi se io faccio questo cambiamento di variabile, il mio insieme diventa r uguale l'insieme delle u v, tali che di R2, tali che valgono queste disuguaglianze. Quindi nel piano UV il mio insieme come è diventato? Nel mio piano UV
mio insieme U, V è diventato normale ed è la U è compresa tra 1 e 2 e la V è compresa tra un quarti e 2. Quindi è un bel trapezio, sarebbe questo trapezio qua. Questo è R. Ok? Il problema adesso è l'integrale come si trasforma. Questa integrale si trasforma come integrale su R, perché nel piano V in du de V. Poi adesso andiamo a vedere cosa ci dobbiamo aggiungere qua. Du de V. Qua ci metto un simbolo per dire che ci manca qualcosa. E qua vado a fare il logaritmo di che cosa? Adesso guardo semplicemente per fare x su y quadro, che devo fare? Devo fare u diviso v. Quindi quello non è altro che il logaritmo di u diviso v. Cosa ci manca? Ci manca quello che... Allora, guardate, qua c'avevo dx, dy. E questo qua deve diventare du de v. Adesso io non ho dimostrato ancora il teorema di cambiamento delle coordinate per diffeomorfismi, però la notazione di quel teorema è fatta in maniera tale che le cose si devono, cioè ci devo mettere il quello che si chiama du v in dx dy. È come se io dovessi moltiplicare per du dv ci devo mettere questo, cioè il determinante di quello che si chiama cambiamento di coordinate della u e della v rispetto alla x e alla y. Ovviamente però siccome, per farlo diventare du de v, ma siccome io in partenza ho dx dy, no? Al contrario devo fare questo, per devo fare determinante du v in dx y dx dy, e poi ci va anche il valore assoluto del determinante. Adesso lo spiego meglio che cosa significa questa notazione. Dx y du okay. Allora cosa significa? Significa che io devo prima di tutto, chi è questo elemento che devo mettere qua? Prima di tutto devo invertire queste relazioni, cioè devo ricavare la x, cioè la x e la y da qua. Allora, per ricavare la x io devo fare x sulla, devo fare u, scusate, sulla radice cubica di v. Questa è la x. Sulla radice cubica. Per ricavare la y invece basta fare v alla 2 terzi. Non ci sono problemi di segno perché u, v, x e y sono tutte così. Allora, fatemi cancellare qua, cerchiamo di non sfruttare più di una lavagna. Allora, chi è adesso il dxy in duv? Questo è quello che si chiama jacobiano di delle funzioni xy rispetto alla u e alla v. Cioè, la x e la y sono funzioni di due variabili. Quindi io le posso derivare sia rispetto alla u sia rispetto alla v. Sono due e in totale mi fanno 4 derivate, 2 per la x e 2 per la y. In generale saranno n4 derivate quando
passiamo da Rn nel Rn, perché le funzioni saranno n, le nuove variabili, o le vecchie variabili, secondo me. E queste vanno derivate rispetto, in questo caso, appunto, dobbiamo derivare le vecchie variabili rispetto alle nuove variabili. Allora, quindi chi è questo? È una matrice. Quindi dx in du, per esempio, fa, quando deriviamo questo rispetto a u, fa 1 sulla radice cubica di v. Dx in dv fa meno un terzo u su v alla 4 terzi, perché stavolta ho preso la x e la derivo rispetto a v. Poi la y è v alla 2 terzi, derivata rispetto a u fa 0, derivata rispetto a v fa 2 terzi per 1 sulla radice cubica di v, perché era v alla y era v alla 1 terzo. E quindi qua è un terzo per v alla meno 2 terzi, quindi radice cubica di v quadro. Ora, questa matrice, che è lo jacobiano di... bisogna fare il determinante. Fare il determinante significa, in questo caso è una matrice triangolare, quindi devo fare un terzo radice cubica di v, per radice cubica di v quadro fa radice cubica di v cubo, che fa v, 1 su 3v. Quindi il determinante di dxy in du, questo fa 1 su 3v, che è esattamente la cosa che dobbiamo andare a mettere qua, 1 su 3v, ok? Se dovesse venire negativo, bisogna prendere il valore assoluto. Allora, detto questo, andiamo a fare il conto e vediamo poi se abbiamo fatto bene. Ah, una notazione, perché dagli errori si impara sempre di più che quando si fanno le cose bene alla prima volta. Avete visto che qua a un certo punto mi sono corretto e ho corretto qui e ho scritto, perché ho sbagliato, ho fatto V alla 2 terzi, mi dicevo. Perché me ne sono accorto? Me ne sono accorto per un vecchio vizio che hanno tutti i libri, che è quello di fare esercizi che alla fine tornano un po' qui. Nel momento in cui qua veniva radice di v, radice cubica di v sotto, quando andavo a fare questo mi rimaneva la radice cubica, ho detto, ma non è che ho sbagliato qualcosa, ho tornato indietro. Purtroppo questa è l'unica cosa che con me non potete fare, perché gli esercizi sono fatti in maniera abbastanza randomica, ci sono delle parti diciamo non su cui non, sicuramente non è che viene preciso il punto. Ok, allora adesso andiamo a fare il conto, quindi cosa cancello solo questo, quindi io che devo fare l'integrale tra 1 e 2 in du dell'integrale tra u quarti e u in dv di logaritmo di u meno logaritmo di v su 3v. Ok? Sì, ho fatto bene i conti, intendiamo, perché errori si possono sempre fare. Allora, il primo integrale è un integrale immediato, perché questo che cos'è? L'integrale tra 1 e 2
Allora, siccome sto integrando in dv, il primo integrale è logaritmo di u, che è una costante passa fuori, per un terzo per logaritmo di v, valutato tra u e u quarti. Sì. Poi c'è meno un terzo. Allora, se io prendo logaritmo quadro di v, logaritmo quadro di v, la derivata fa 2 logaritmo di v su v. Quindi questo è logaritmo quadro di v mezzi, sempre valutato tra u quarti ed u. E tutto poi lo devo valutare e poi lo devo integrare in du. Ora, quando faccio questa differenza, logaritmo di u meno logaritmo di u quarti, la differenza del logaritmo è il logaritmo del rapporto, ma il rapporto fa 4, quindi questo è il logaritmo 4. Quindi qua mi viene uguale l'integrale tra 1 e 2 di logaritmo di u, fratto 3 per logaritmo 4. Sì, fratto 3 per logaritmo 4. Poi, anche qui, logaritmo, questo è logaritmo quadro, quindi è meno un sesto, perché era un mezzo per un terzo. No, meno un sesto, devo fare logaritmo quadro di u meno logaritmo quadro di u quarti. Ora lo faccio qua, logaritmo quadro di u meno logaritmo quadro di u quarti è uguale ad a meno b per a più b. Logaritmo di u meno logaritmo di u quarti, che moltiplica logaritmo di u più logaritmo di u quarti. Allora questo è logaritmo u più logaritmo u meno logaritmo 4, e questo è logaritmo 4, quindi è, questa era il debito, quindi uguale integrale tra 1 e 2 del logaritmo 4 terzo logaritmo u meno un sesto, abbiamo detto logaritmo 4 che moltiplica 2 logaritmo u meno logaritmo 4 in debito uguale. Adesso andiamo a vedere logaritmo 4 per un terzo logaritmo u meno un terzo logaritmo u se ne va, quindi questo pezzo e questo pezzo se ne va. Quindi se abbiamo fatto bene i conti, qua mi dovrebbe venire meno un sesto logaritmo quadro di 4 logaritmo 4 è 2 logaritmo 2, quindi questo è 4 sesti logaritmo 4 di 2, e basta perché l'insieme di integrazione è a misura 1, e quindi viene tutto tranne il segno, quindi qua lo porta con il valore positivo. Allora il segno di questo non l'ho sbagliato, perché questo qua era positivo, meno ah sì, meno per meno fa più, no, vabbè, quindi è solo l'ultimo passaggio, sì.
effettivamente. E vabbè, questo è l'esercizio. Ora ne facciamo un altro e basta. Oh, quindi la cosa importante, questo stampatelo nel cervello. Quando devo cercare di fare un integrale, se devo fare un cambiamento di variabile, la cosa importante è aggiustare l'insieme. Il resto è tutto secondario. Più del 90% dei casi, quando ho aggiustato l'insieme, tutto viene da solo. Le funzioni si approssimano, si maggiorano, si fanno, eccetera, anche se l'esercizio non è predisposto come abbiamo fatto come c'era in questo caso, insomma, come abbiamo fatto, come ho trovato in questo caso. E vabbè.